Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Mugnaz, lo staff di www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook e il nostro sito in descrizione. Oggi siamo qua con la player review di De Gervinho, Team of the Season. Un giocatore che a mio parere, ripeto, anche a lui si è meritato questa carta perché era veramente un giocatore chiave per la Roma, per la sua velocità, per il suo dribbling anche, e molte volte ha scardinato le difese avversarie grazie a queste sue caratteristiche. Un giocatore che si presenta con 85 di overall da ala sinistra, con 92 di velocità più 4 rispetto alla versione non in form, 89 di dribbling più 7 rispetto alla versione NIF, insieme al colpo di testa 61 anch'esso più 7, più 12 per il passaggio 84 e più 10 per il tiro 77. È un giocatore che ho guardato poco fa su PlayStation, costa 60.000 compra ora, 65, 60, 58, e posso dirvi che a mio parere quello è il prezzo giusto, perché se volete prendere questo giocatore lo comprate o se siete romanisti o se vi piace la velocità, ma comunque è un giocatore che sa fare cross, sa tutto, però non è un giocatore fenomenale che quando lo provi fai "Oh mio Dio, ho provato Gervinho, non ci credo che è forte!" Ok, avete capito, è un buon giocatore. È un buon giocatore che partiamo quindi dai pro e dai contro e parliamo per forza di passaggio e cross, perché questo giocatore è un'ala sinistra di piede destro con 3 stelle piede debole. Bene, le 3 stelle piede debole non le ho praticamente sentite, perché questo giocatore ha 84 di cross, 88 di passaggi corti, 82 di passaggi lunghi. I passaggi sono veramente ottimi, dal passaggio corto al passaggio lungo, quando facevo il cambio campo per Biabiani, perché io avevo o Tony in mezzo e i due veloci ai lati, oppure il tridente velocità con Biabiani, Gervinho e Ibarbo. E comunque i cross e i passaggi lunghi, i cambi campo, ma soprattutto i cross, erano veramente ottimi. Fatti di sinistra, fatti di destra, non cambiava assolutamente nulla. Guardate, li metteva sempre sulla testa dei giocatori, dei propri compagni. Poi, dopo il passaggio, c'è il dribbling e le caratteristiche di velocità, perché questo giocatore ha 94 di accelerazione, 99 di agilità e 92 di velocità scatto. Io ho sempre usato la sua versione in form, da quando la recensì, sei italiano, a suo tempo. Ed è un giocatore che la velocità ho sentito tanto il cambio, l'agilità ho sentito tanto il cambio, per il resto un po' meglio il cross, un po' meglio il tiro, ma per dirvi, la velocità a mio parere è veramente cambiata moltissimo. Prima era veloce, adesso è velocissimo, veramente. Comunque, tornando a noi, una velocità che ti permette di dribblare anche in maniera eccezionale, perché questo giocatore ha 89 di controllo palle e 91 di dribbling, quindi caratteristiche molto alte, con 4 stelle skill. Cosa vuol dire questo? Che fai la skill e lui è già sul pallone, ti lanci lungo il pallone e lui arriva per primo. Vedete, ha sempre il pallone attaccato ai piedi, perché anche se lo allunga troppo, vedete qua, fa la skill e subito è sul pallone e riesci subito a girarti, quindi anche negli spazi stretti puoi fare molto molto male. E quindi velocità, dribbling, binomio veramente buono, che serve anche per rientrare, perché abbiamo detto fa degli ottimi cross, ma questo giocatore è in grado anche di rientrare benissimo per poi andare a tirare. Un tiro, vi ho detto, normale, diciamo, può far gol come non può far gol. Non è un giocatore che quando lo provi, come Bale, che quando l'ho provato sono rimasto a bocca aperta per 3 giorni, perché dicevo wow, cazzo, l'altro giorno facevo 20 tiri, 20 gol. Questo giocatore, ne fa 1 su 4, 1 su 5, 1 su 3. Ma il pro sono i tiri a giro, l'effetto o meglio, perché 92 di effetto, 89 di finalizzazione, 72 di long shot, 80 di potenza tiro e 89 di tiro al volo. 92 di effetto è un pro, perché i tiri a giro anche da lontano li fa sempre belli, anzi quando facevo i tiri a giro da fuori area o prendevano la traversa o andavano appena sopra la traversa, il portiere non la bloccava mai, cioè la tirava sempre in angolo tipo. E questa è una cosa che mi è piaciuta. Quando invece entravi in area, fatalità gli tirava sempre in bocca. Quindi 89 di finalizzazione, sì, ok, valore numerico alto, poi in game così così. Invece i contro sono i long shot, perché 72 con 80 di potenza tiro, quando tiravi non a giro, non era niente di che. E quindi questa è una cosa che non mi è molto piaciuta. E poi c'è la forza fisica. Forza fisica di questo giocatore che rimane un contro, perché ha 63 sulla carta e con 84 di equilibrio. Capite anche voi che dovete giocare sulla velocità per andare a crossare, o dovete usare molto il dribbling, perché appena vi toccano lì comincia a diventare difficoltoso andare via. E quindi è un giocatore che, vi ripeto, se volete un'ala prendetelo, perché questo giocatore va usato come ala. Se lo volete blu lo prendete, se no prendete la sua versione in forma, oppure prendete il Shaarawy. Soprattutto se volete un esterno, prendete il Shaarawy. Ed è un giocatore che, per quanto io sia un romanista, per quanto mi piace Gervinho, vi dico, se volete lo prendete, se no potete anche tranquillamente vivere meglio senza di lui, vivere bene senza di lui. Avete vissuto 15, 16, 20 anni, potete vivere altri anni senza provare questo giocatore. Bye bye!